let me build up my feelings. You shadow them quickly. E di YouTube, bentornati. Oggi testiamo gli occhiali della Demon. Se non avete visto la descrizione, la presentazione, la trovate qua. Vi metto il link qui sopra. E le scarpe del North Wave, che sono queste qui, anche queste qui. Se non avete visto il video di presentazione, vi metto qua il link. E il cappellino sotto casco della Cingolani Bike Shop, casco Abus Vientor, se non avete visto vi metto il link. E niente, questa è il giubbetto della Between. Adesso andremo a Ponzano di Fermo, esattamente a vedere le rovine della Madonna delle Cataste. In questa diciamo chiesa, tra virgolette, si narra che fu fatto un voto alla Madonna, che era stata della legna, questo prese il nome Madonna delle Cataste, a cui fu dato fuoco, e questa rovina è tornata, diciamo, in auge grazie alla pulizia del luogo, e adesso andremo a visitarla per vedere la sua spettacolare bellezza nel minimalismo dell'essenza immersa proprio nello spazio di campagna rurale. Questa è una strada gravel che abbiamo attraversato per arrivare qui, che ci troviamo in zona Campiglione, e adesso prendiamo per arrivare a Ponzano di Fermo. Chi non avesse visto il nostro Google computer Garmin Edge 830, vi metto qua sopra il link, preso sempre da Cingolani Bike Shop. Bene, proseguiamo il cammino. Zio porco, raga, questa salitella mi ha un po' sfiancato. Questa è la salitella che praticamente si trova nella strada che va a Molino di Cirola. C'è, diciamo, la scocciatoia per Fermo, ma questa ha già delle pendenze clamorose e il peggio deve ancora arrivare. Adesso vi faccio vedere sul Garmin la pendenza. Non so se si vede, questa, siamo nella zona verde. Adesso magari mi fermo un attimo. Guardate, siamo nella zona verde, poi ci sarà rossa e arancione, quindi la pendenza tosta arriva qua, capito? E è veramente tosta questa, ma l'affronteremo come abbiamo sempre fatto, cazzo. Second breathe. I'll turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to... Guardate qui che bellissimo scorcio. Allora, la strada è una strada asfaltata, spaccata con brecciolino, quindi il peggio del peggio, bisogna stare molto attenti quando si va in discesa. Ma qui c'è un panorama, ragazzi, pazzesco. Ruralità, vigna, case rurali, alberi, monti, qualità, insomma. Quello è la pista da motocross, se non erro. La nazionale, praticamente c'è questo punto, si attraversa il Fiumiciattolo e sta proprio lì dietro, un pezzo si vede, sta nascosta molto bene. E adesso attraverseremo il Fiumiciattolo, lì c'è una stradina e dovrebbe sbucare là. Andiamo a vedere. Il Fiumiciattolo attraversato, ne ho approfittato per testare i tacchetti della scarpa North Wave, e devo dire che sono ottimi. Sul terriccio hanno un'ottima presa. E eccoci qua, adesso risaliamo anche qui. Guardatela, che spettacolo, ragazzi, uno spettacolo della natura nascosta bene, un tesoretto. Eccola qua, qui finalmente ci siamo. Un luogo suggestivo, veramente tanto suggestivo. La Madonna delle Cataste, vale la pena arrivarci, vale la pena, cazzarola. Considerazioni su questo occhiale Demon Gravel: ottimo,
ottimo per diversi motivi. Primo motivo, per quanto riguarda la protezione dal vento, l'ho provato in discesa a tutta velocità e non entra un filo d'aria, coperto alla grande l'occhio, quindi perfetto sotto questo punto di vista. Dal punto di vista della protezione solare, anche qui parliamo di un ottimo occhiale. È chiaro che quando c'hai l'esposizione diretta, come in questo caso di raggi del sole, il colore cambia leggermente, c'è una sorta di filtro blu, però si vede molto bene e copre abbastanza bene, ecco, veramente alla grande. Quando invece non è esposto direttamente, quindi supponiamo di abbassare la visierina del nostro sottocasco, in questo caso la colorazione all'interno vedi come se fosse un neretto, ok? Però rimane molto trasparente, nel senso che la visuale non è limitata, nel senso che ti scurisce, che non vedi. È un neretto, però rimane una visuale abbastanza trasparente, ecco. Quando invece c'è l'esposizione diretta, diventa una sorta di filtro blu, ecco. Quando guarda le scarpe, le nostre scarpe nuove della North Wave, con questi tacchetti si prestano benissimo per la fanghiglia, le discese fangose, eccetera, eccetera. Si è incastrata anche un bel po' di terra. Me ne trovo molto bene, avvolgono molto bene il piede, la chiusura ottima, quindi perfetta anche queste. E niente, adesso ritorniamo verso casa. Escursioncina fatta, 15 di chilometri, si torna a casa, altre 15. Io abbiamo fatto 5 km a piedi col cane. Ci siamo. Me build up my feelings, you shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know. L'abbiamo infanghigliata per bene la nostra bici, eh? Ieri abbiamo bevuto. L'abbiamo infanghigliata per bene, non è un problema, ragazzi. Non è un problema. Questo è il nostro radar, vedete la lucina accesa del radar. You're so inside the agony, stop for a second, breathe. Oh, questa salita mi ha sfiancato proprio, zio. Ti sfianga proprio, ti massacra, ti distrugge. Poi mi sono dimenticato anche di prendere due pasticchette di creatina, che quelle fanno la differenza, ragazzi. Quello è fondamentale, integrazione. Non è doping, ovviamente, è integrazione. Però dai, ce la facciamo, non demordiamo. Wow.